silenzio, che aspetto di tristezza spirano queste stanze. Povere te, un angio a tutto il tondo, bisogna consolare, infin che vanno i due credeli sposi, come io loro commisi a mascherarsi. Pensiamo cosa può fare. Tempo per te spia. Quella furba potrebbe riconoscerli. Potrebbe rovesciarmi le macchine. Vedremo. Se mai farà bisogno, un regaletto a tempo, un zecchinetto per una cameriera e un gran scongiuro. Ma per esser sicuro, si potria metterla in parte a parte il segreto. Eccellente progetto, la sua camera è questa. Espinetta. Che mangi? Destina mia, di che bisogno avrei? Ed io niente di lei. Chi può fare del bene? Ma una fanciulla, un vecchio come lei non può far nulla. Parla piano e l'osserva. E la adoro. Sì, sempre cose buone. E chi farebbe? E l'oro il mio celeste. E non lo avrai, ma ci vuol fedeltà. Non c'è altro? Son qua. Prendi. E ascolta, sai che le tue padrone hanno perduti gli amanti? Lo so. Tutti i loro piani, tutti i deliri loro ancora tu sai. So tutto. Orben, se mai, per consolarli un poco, entrare come diciamo, chiodo per chiodo, tu ritrovassi il modo da mettere in loro grazia due soggetti di garbo. Che vogliono provare, già mi capisci, c'è una mancia per te di 20 scudi se li fai riuscire. Non mi dispiace questa proposizione, ma con quelle buffone, basta udire, son giovani, son belli, e soprattutto hanno una buona borsa, i vostri concorrenti. Han tutto quello che piacer può. Le donne di giudizio, li vuoi vedere? E dove sono? Sono lì, li posso fare entrare.